Oggi gita alla Terza Alpe sul Percanzo. Ho appena cominciato da poco, ho fatto già qualche tornante. Il primo tratto è un po' in salita, però è tutta una strada così, una mulattiera. Adesso sono quasi arrivato alla prima Alpe. Ci vediamo fra un po'. Sono arrivato a un primo punto di sosta, qui c'è un piccolo belvedere, eccolo, ora ci vado. Si può vedere il Monte Rai e più in là, eccolo, il Cornizzolo. La vallata qui è parecchio stretta, sotto scorre il torrente Ravella. Laggiù c'è un abitato. Quindi quello è il convento, l'eremo di San Miro, che si trova sulle rive del torrente. E sotto i monti. Questa è la balaustrina. C'è il piccolo punto di sosta, la prima Alpe è proprio qui dietro, si vedono anche i tetti lì tra gli alberi. Ok, mi rimetto in cammino. Eccomi, sono arrivato alla prima Alpe. Vediamo. Oggi c'è una festa. Qui c'è un'area griglie. Eccoci alla seconda Alpe, qui c'è la fontana,
la cappellina, poco più in là, dopo la curva, i ruderi dell'antico insediamento che adesso vado a vedere. Questa è un'antica stalla. In questa parte la cappelletta. Cappelletta dedicata a San Miro. Parte, ecco i ruderi. E il sentiero da dove si arriva. C'è una panchina. Non si può sostare. Circa, è lo stesso come l'altra volta, eh?
Il sentiero prosegue in piano e dopo pochissimi minuti eccoci alla Terza Alpe. Qui c'è un rifugio, un agriturismo, c'è un ristorante, un bar. Adesso andiamo a vedere. Ok, adesso il sentiero dietro al rifugio comincia a salire. Un po' roccioso. E si inerpica su. Proseguo. Qui abbiamo un piccolo punto di sosta, panchina, tavolino, in cima alla salita lì che è stata abbastanza ripida. Sì, per me che non ho le gambe, ovviamente. Adesso qua si tratta di salire ancora, qua in mezzo alla pineta. Ok, proseguo. Passato quello spiazzo so che si vede qua sotto dove c'è anche una fontanella, vediamo un po' che può fare rifornimento d'acqua e bisogna fare un attimo attenzione perché il sentiero praticamente sparisce, sale nel bosco e non è quasi segnato. Ci sono i marchi bianchi e rossi, però sale mezzo così. Ok, ci vediamo più in su. Sentiero qui è sassoso e parecchio ripido. Manca ancora un bel po', mi sa. Qui si fa una fatica boia. Vabbè, dai, tiriamo avanti. Bene, dopo un casino di salita, il primo tratto di sentiero in piano, si apre un po' la vista. Qui davanti abbiamo il Cornizzolo, Monterai, e giù il lago. Ok, piccola pausa e adesso
si riprende da qua. Speriamo che sia vicino. A dopo. Ci siamo, eh. Eccolo lì. Ancora poco. Ok, ci sono. Vediamo un po' il panorama. Allora, qui abbiamo il corno centrale, corni di canzo, un po' più sotto si può vedere là il rifugio Sev, Val Madrera. Vediamo se la possiamo avvicinare un po', eccolo lì. Bello, qua sopra. Lago di Lecco. Sopra ci sono le grigne. Questo credo che sia il Monte Moregallo. Sinceramente non me ne intendo. Però qui abbiamo una pianta e dietro il resegone, l'uscita del lago. Quello giù lì il Monte Barro. Abbiamo il lago di Annone, credo. Qui abbiamo il monte che sta di fronte al Cornizzolo. Adesso un sasso Malascarpa, probabilmente non adesso più in qua, vabbè. Comunque il Monte Rai col suo ripetitore e dietro il ripetitore il Monte Cornizzolo. E qui ritorniamo col corno centrale. Vediamo un po' meglio da questa parte, senza la pianta. Ecco il lago di Lecco con l'uscita. Monte Barro col suo traforo. Il lago di Annone. Vado verso il rifugio Sev, c'è da attraversare una piccola, insomma, del sentiero sotto le rocce con sassi, ma dovrebbe essere abbastanza piano. Ci vediamo al di là.
col salame, la cosa migliore.